Dopo 2 anni di stop causa Covid, si è conclusa domenica 22 gennaio a Montelparo la 3 giorni organizzata per l'attesissima sagra del Baccalà, in occasione della festa di Sant'Antonio. Nonostante la neve e il freddo, l'ottima organizzazione del Comitato di Sant'Antonio Abate, con l'aiuto dei mezzi e degli uomini dell'amministrazione comunale, ha permesso al cuore del paese di animarsi durante i 3 giorni, con migliaia di presenze. Domenica mattina, il maltempo ha solo impedito che si svolgesse, come da tradizione, al termine della Santa Messa, la processione con la statua di Sant'Antonio Abate. Ma Don Giorgio Carini, priore e parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo, ha proceduto alla consueta benedizione degli animali sotto la scalinata della chiesa di Sant'Agostino. La tradizione di Sant'Antonio rivive a Montelparo, non solo per il baccalà, ma proprio per le sue radici religiose e le sue usanze popolari. Sì, è molto radicato nella tradizione contadina perché era il patrono degli animali. E quindi voi immaginate chi lavorava nelle terre, nelle campagne, l'animale era il sostentamento. E quindi la tradizione che si benediva il pane benedetto, con la benedizione antica, per chiedere al Signore la salute di questi animali, perché sono preservati, perché erano il sostentamento di queste famiglie, e un po' di questo pane veniva dato anche agli animali proprio. Poi anche il padrone lo condivideva, era proprio in quel giorno, era un'antica tradizione. E quindi poi i monaci agostiniani nel 700 hanno inaugurato questa tradizione del baccalà, che ancora oggi è così viva. Questo piatto così spartano una volta era il piatto dei poveri, però adesso insomma è l'occasione per fare festa e riscoprire queste antiche e belle radici. Sant'Antonio Abate è il fondatore del monachesimo occidentale. In quel periodo erano finite le persecuzioni, con Costantino l'imperatore c'è la pace, si costruiscono le grandi basiliche e i cristiani rischiano di essere un po' intiepiditi, e Sant'Antonio cosa fa? Si ritira nel deserto proprio per andare lì a scovare il male, combattere ed esercitarsi nella fede, perché il cristianesimo è fatto per essere esercitato nelle avversità, nelle prove. E così Sant'Antonio è diventato una schiera, si era ritirato lontano da tutti, ma tutti lo cercavano perché era un esempio luminoso di santità, di forza spirituale. Quanto abbiamo bisogno di questa forza spirituale, perché noi proprio oggi ci siamo completamente annacquati, intiepiditi nelle comodità, e una piccola cosa già ci vi abbatte. Sant'Antonio invece ci insegna la fortezza che viene da Dio, che ci ama e che ci aiuta a sconfiggere il male. È una tradizione antica ed è estremamente... Il paese è piccolo, ma basta andare a vedere che già da una settimana fa, Don Giorgio, qui arriva il baccalà, tutti che si preparano, c'è proprio un'intensa vita condivisa da tutti, e quindi è un clima di festa molto bello che ha queste radici così antiche. Che Sant'Antonio, oltre a essere il protettore degli animali, è il protettore degli allevatori. Questo una ventina d'anni fa siamo stati a Roma per il vicario del Papa a istituire questa cosa. Sant'Antonio, oltre a essere il patrono degli animali, è anche il patrono degli allevatori. E noi siamo rimasti pochissimi, come vedi, gli allevatori, però quei pochi ancora teniamo alto questa tradizione. Ci fa piacere continuarla, ecco. Sono queste le panette, perché prima queste erano, si dava per i bambini che stavano a casa, che non venivano a qua su, e loro se li portava, era una specie di biscottino, e poi veniva spolverizzato un po' e si metteva in mezzo al mangime degli animali, proprio per le devozioni. Queste devozioni qui ormai è, come dire, andata piano piano in disuso, ecco. Però è sempre una cosa buona. Thank you.
signore Eusebio Giovanni, il presidente della SD Montelparo. Era ripartita l'anno scorso con dei ragazzi vogliosi di ripari questa qualcosa per il paese, ecco, e dopo mi hanno chiesto di dare una mano, io ho detto volentieri, perché il paese c'ha bisogno, un paese piccolo così c'è qualcosa, una squadra, roba vale dei giovani, e da lì è ripartito. L'anno scorso abbiamo fatto il campionato del girone di fermo, un bel campionato, terza categoria, vabbè, giusto per divertimento, ecco. E quest'anno abbiamo fatto un girone Ascoli, ci ha messo, non sta andando bene le cose, però l'importante è divertirci, ecco, per i ragazzi è una cosa importante. Sì, sì, è una cosa, un ritrovo sociale, gruppo fantastico, ci troviamo bene, capito? Ragazzi bravissimi, una cosa bella per il paese e poi anche seguita, non è solo di noi, persone anziane, capito? Vengono a vedere le partite perché il sabato che fai, se no non c'era nulla, qui i paesetti purtroppo è piccoli, se non c'è niente dopo finisce così. C'è la festa di Sant'Antonio, che è una bella festa, che è 3 giorni, e quindi dopo altro che c'è la cosa della squadra terza categoria, se no paesetti piccoli, purtroppo è così. Montelpo ho fatto la seconda categoria circa 20 anni fa, e dopo la società è stata niente, cioè persone non c'era, e quando non c'è le persone dopo purtroppo va a finire le cose. Punteremo in futuro arriva magari in seconda, ecco. Il nostro obiettivo è quello, perché sennò se non c'hai obiettivi a fine dopo finisce tutto. Però tu parti sempre con l'intenzione di fare qualcosa di buono. I Baldi Giovani di Montelparo, dell'associazione Il Chiostro, che si è rinnovata questa associazione, che presenta un piatto tradizionale. La classica polenta, che la facciamo anche d'estate, la proponiamo con il ragù e con il baccalà appunto d'inverno, perché c'è la sagra sotto in palestra. E niente, sono parecchi giovani, quasi tutti giovani, e sì, circa una quarantina, e andiamo avanti. E da molti anni, che sono 10-12 anni che abbiamo aperto questa associazione, e andiamo avanti. Che meno fate, che oltre mala? Facciamo la polenta e con il sugo di baccalà, le patate lesse, e aranci con olive e vino cotto con i cantucci. Sì, facciamo la sagra della polenta d'estate con la polenta ragù, panini con salsiccia, arrosticini, patatine. È una grande festa. Sì, sì, come no. E stiamo nel bel mezzo della manifestazione, anche con la neve è andata molto bene, abbiamo soddisfatto tutti i nostri appassionati. Sono qui con uno dei cuochi della manifestazione, ha cotto oltre 1700 kg di baccalà in questi 3 giorni. Che... Uno chef di baccalà? È dura comunque, dalla mattina alla sera è anche pesante. C'è un bel clima qui, a parte la neve. Sì, sì, c'è tanta soddisfazione perché la gente ti dice che è buono, che insomma c'è tanta gratitudine. Il segreto della ricetta ce l'ha lei? No, no, beh, io e qualche altro, non io solo. Il segreto comunque è il mix tra l'esperienza e la gioventù, e quindi è il segreto del nostro successo, che ci porterà ancora lontano nel tempo. Quanti ne avete fatti? Siamo arrivati quasi a 7.000 coppi. Quindi è stato un grande successo anche quest'anno. Grande ritorno. Esatto. Sport. Anche da sport, soprattutto l'asporto, sì, perché le previsioni medie un po' precarie, le persone hanno preferito portarlo a casa. Sì, ci è pensato un po'. Quella è... Avete fatto anche una cena tra voi, della confraternita? Sì, beh, noi col comitato andiamo a pranzo tutti i giorni, ci abbiamo una cuoca personale che ci allieta le giornate, perché altrimenti non avremmo tempo di prepararci nulla, anzi le persone stanno qui dalla mattina alle 8 fino alla sera a mezzanotte a preparare tutte le porzioni, perché altrimenti non riusciremo a soddisfare tutte le richieste che abbiamo in questi 3 giorni, perché sono tantissime. La macchina collaudata, com'è la preparazione? Da dove si parte? Allora si parte da là, c'è il baccalà che è cotto, poi ci sono i ragazzi che lo prendono uno alla volta, lo tagliano. Poi c'è l'addetto che lo pesa, perché ogni porzione sono di 250 grammi pesato. Il coppo, sì. Che sarebbe il coppo, e viene mescolato la parte più sottile e la parte più spessa per omogenizzare il sapore. E poi c'è chi mette il prezzemolo, pepe, aglio e olio. E alla fine esce il coppo. Questa macina.
il pane e il vino. Un litro, non è un po' troppo? No, sarà poco, perché con l'olio, il baccalà, la zuppetta, tutto ce lo vuole. Grassa, sgrassa. Ce lo vuole il vino. No, il vino ce lo vuole un litro. Ormai tutto, la tradizione è questa. La tradizione non si vino può. Di Montelpano. Esatto, il vino è del paese. Ha riscuotuto un buon successo, ma anche l'olio è di un'azienda il cui titolare è di origine di Montelpano. Il vino è di Casale Vitali e l'olio è di Potere de Marte, un'azienda di Cosignano ma i cui titolari sono originari di Montelpano. E quindi è stato un grande successo. Consente con Marino Scribante, siamo a pieno ritmo qui con il comitato. Proprio è un momento critico proprio del pranzo, quindi la sala è piena, dai, con tanti inconvenienti che la neve ci ha portato un po' dei problemi, però come sempre siamo riusciti a uscirne indenni e la gente è venuta tantissima come sempre. E io ringrazio tutti e tutti voi che avete fatto una buona pubblicità per questo piccolo borgo, grazie veramente. E tutti i comitati, i dipendenti comunali che da ieri girano con i trattori per cercare di mantenere le strade pulite e percorribili per tutti, insomma, ecco, è andata bene, dai. Tanti coppi, tanti. Come sempre, nel tempo non è che ci ha pregiudicato, insomma, dai. È stata un po' più a rilento la vendita, però nel contesto, insomma, abbiamo venduto tutti i biglietti. Tanti anche turisti che vengono da varie zone. Sì, no, i turisti della Vallata dell'Aso, sì, i Petrituri, i Montefiori, i vari belgi, olandesi sono venuti anche loro ad assaggiare questa nostra prelibatezza. Grazie a voi. Oh, il signor Enrico Cruciani è il vicepresidente di questo antico comitato. Quanta storia, quanto lavoro c'è stato per arrivare a questo livello? Io è circa 30 anni che faccio parte di questo comitato. Ma è dura qui a tirare avanti questa sagra, come lavoro, come tutto. La forza anche di portare anche i giovani, vedere che vengono coinvolti. Infatti quest'anno, dopo questi 2 anni che non l'abbiamo fatto di crisi, abbiamo inserito 5-6 giovani proprio adatti per questa sagra. 30 anni fa si faceva circa 2 quintali e mezzo, 3 quintali, adesso siamo arrivati a 17 quintali, secco, non bagnato, perciò del lavoro ce n'è non poco ma tantissimo. Ma come altro siete tutti di Montelpano? No, c'è circa 4-5 ragazzi di fuori paese che ci viene a dare una mano. Siccome questi 4-5 viene sempre al bar con noi, frequenta Montelpano, allora l'abbiamo inseriti sul comitato. Tornano i paesani anche dal mondo? Sì. Da parecchi, ma di tutte le Marche vengono giù. Da dove? Prenotano magari a qualcuno che conosce i biglietti, dopo vengono giù e fa questa sagra, ecco. Monte Urano. È un appuntamento fisso? Sono 25 anni, tranne gli ultimi 3, che per pandemia non siamo venuti, sennò sempre, tutti gli anni. Com'è il baccalà? Adesso ancora non abbiamo iniziato, ma sicuramente è buono come sempre, buonissimo. Con il giovane presidente Mattia del Chiostro qui a Montelpano, però perché questa associazione si chiama proprio il Chiostro? Allora, il Chiostro nasce, questo nome nasce da, appunto, da questa struttura dove c'è il cantinone e sopra c'è appunto il Chiostro, è una struttura famosa e soprattutto c'è l'ostello. Dopo il sisma del 2016 purtroppo la struttura è terremotata e quindi noi prima questa festa la facciamo all'interno del cantinone, poi abbiamo dovuto per forza trovare un'altra soluzione e quindi abbiamo optato per la Tenso struttura. Infatti dal 2017 in poi abbiamo optato per questa struttura qui riscaldata e da quest'anno abbiamo deciso, per rilanciare appunto questa festa soprattutto per i giovani, di fare un DJ set la notte, la sera, diciamo, dalle 11:30 in poi, con musica anni 90, 2000, cocktail e birra, e quindi è stato un successone e adesso la riproporremo nei prossimi anni, ecco. È nato un nuovo format, diciamo. Chi sta il DJ? Il DJ è stata una ragazza, una nostra amica, che
per passione, si chiama Ilaria, lo fa per passione, come hobby, e quindi è stata molto brava. Niente, bella serata, bella gente. Fare il presidente di questa associazione a Montelpero per un giovane come te? Per un giovane con il lavoro è dura, però è una soddisfazione, perché almeno quando vedi la festa che si realizza è una bella soddisfazione, ecco. Just dream.